Buonasera e benvenuti al TG Diocesano, il servizio di informazione religiosa della Diocesi di Viterbo. Iniziamo subito questo nostro appuntamento settimanale con le notizie flash. Trentunesima giornata mondiale del malato. L'Ufficio Diocesano di Pastorale della Salute, in collaborazione con l'Unità Alzi Viterbo, il prossimo 11 febbraio, celebrano la giornata proclamata da San Giovanni Paolo II in ricordo della prima apparizione alla grotta di Massabielle dell'Immacolata Concezione a Bernardette. L'appuntamento si svolgerà al Santuario della Madonna della Quercia alle ore 15:30, con la recita del Santo Rosario, a seguire la celebrazione eucaristica presieduta dal Vescovo di Viterbo, Monsignor Orazio Francesco Piazza. Domenica 5 febbraio la Chiesa italiana celebra la 45esima Giornata Nazionale per la Vita, un appuntamento significativo delle comunità cristiane verso la promozione della vita nascente e anche verso le forme di fragilità umana come solitudine, violenze, malattie. La morte non è mai una soluzione. Dio ha creato tutte le cose perché esistano. Le creature del mondo portatrici di salvezza, in esse non c'è il veleno della morte. Questo è il messaggio della CEI che propone a tutti di domandarsi se spegnere la vita umana sia davvero la soluzione o se piuttosto sia l'ora di impegnarsi a tutela della vita. Protagonista della giornata, la Diocesi di Viterbo, il Movimento per la Vita e le parrocchie, tutte realtà impegnate a sostegno di una cultura della vita. Progetto di beneficenza per la costruzione di un ospedale in Tanzania nel villaggio di Mapinga in Africa. Una iniziativa messa a segno dalla parrocchia del Sacro Cuore di Gesù al Pilastro grazie alla raccolta fondi del presepe vivente della Solidarietà. Proprio domenica scorsa il ricavato di 2.000 euro è stato consegnato alla presidente dell'associazione Aid for Life, una consegna ricca di significato che si è svolta al termine della celebrazione eucaristica presieduta dal parroco Don Flavio Valeri, che ha sottolineato come i fondi ottenuti serviranno a sostenere la nuova struttura sanitaria utile alle necessità di migliaia di persone bisognose. Bando per il servizio civile universale, formazione, crescita umana e civile. È un progetto della Caritas di Viterbo che si svolge presso il centro di ascolto, la mensa, gli orti solidali e gli uffici della Caritas. Ha la durata di un anno e garantisce un compenso mensile. L'impiego è rivolto a 9 volontari dell'età compresa tra i 18 e i 29 anni non compiuti. La domanda di partecipazione può essere presentata entro le ore 14 del 10 febbraio sulla piattaforma domandaonline.serviziocivile.it. Tutte le informazioni sono reperibili sul sito Caritas www.caritas.viterbo.it. Sane e robuste costituzioni, l'attualità del Concilio. È iniziato oggi, presso il centro pastorale della parrocchia Santi Valentino e Ilario, un percorso dedicato alle 4 costituzioni conciliari, organizzato dall'Azione Cattolica. Ogni venerdì di febbraio, alle ore 17:30, con le relatrici Marinella Perroni, Suora Elena Massimi, Pina De Simone e Cettina Militello. È in occasione dei 10 anni di pontificato di Papa Francesco, domenica 12 marzo, è in programma un appuntamento extra che vedrà come relatore il Vescovo di Viterbo, Monsignor Piazza. Gocce di mare, una iniziativa concreta sull'enciclica Laudato Si di Papa Francesco. Un percorso tematico per sensibilizzare i più giovani ad amare e rispettare il pianeta. L'Open Day si svolgerà domani, sabato 4 febbraio, nel Teatro Parrocchiale San Giovanni Paolo II di Viterbo a Villanova ed è promossa dalla parrocchia Santi Valentino e Ilario, ANSPI, Circolo Villanova e Blu e Blu Dive Club. Abitiamo è il progetto di co-housing solidale promosso dalla Caritas Diocesana e rivolto agli studenti universitari.
una soluzione innovativa che offre ai giovani l'opportunità di vivere insieme per crescere come persone in una realtà di condivisione e accoglienza. Il progetto prevede la disponibilità, a titolo gratuito, di una casa per studenti che intendono vivere un'esperienza significativa. In accordo con l'equipe di coordinamento, gli studenti selezionati individuano un'attività di volontariato da svolgere nelle strutture della Caritas o in altre realtà di solidarietà e di promozione sociale. Per gli studenti che fossero interessati, l'invito è di chiamare la segreteria Caritas per avere maggiori informazioni e visitare il sito. È possibile avere tutte le informazioni sul progetto Abitiamo presso la sede in via San Lorenzo 64 oppure scrivendo una mail a comunicazioni@caritasviterbo.it. Tuscia, regno dell'archeologia. È la nuova guida turistica di Repubblica dedicata alla Tuscia, con il racconto inedito della scrittrice Laura Pugno e l'intervista esclusiva al maestro Nicola Piovani, che svela il suo rapporto con la Tuscia, in particolare con Corchiano, città d'origine del padre, poi con Viterbo e Civita di Bagnoregio. 260 pagine che accompagnano i lettori sui luoghi degli Etruschi e non solo, anche nei siti Patrimonio dell'Umanità presenti nella Tuscia. C'è anche la sezione Volti e Storie, con l'intervista a 24 protagonisti dell'archeologia del Viterbese, studiosi e ricercatori, rappresentanti di associazioni impegnate nel valorizzare il patrimonio archeologico del territorio. Ogni itinerario storico, culturale e archeologico è inoltre arricchito dai consigli su dove mangiare, dove dormire e dove comprare. C'è anche una sezione con i migliori produttori di vino e di olio della provincia, accanto al capitolo tutto dedicato agli itinerari del gusto, con i segreti di 16 eccellenze alimentari del territorio. Concerto per organo Inno alla Vita. Domenica 5 febbraio alle ore 16:30, appuntamento alla Chiesa della Verità. All'organo il maestro Ferdinando Bassianini, che seguirà musiche di Bach, Dobici, Handel, Frank, Frescobaldi. Il concerto è un inno alla vita e si inserisce in occasione della 45esima giornata della vita ed è promossa dal Movimento per la Vita, Centro Aiuto alla Vita e dal Centro Regolazione Naturale della Fraternità. E ora la linea passa ai nostri collaboratori per gli approfondimenti. Grazie per averci seguito e alla prossima settimana. Il vescovo Orazio Francesco Piazza ha presieduto giovedì 2 febbraio la celebrazione eucaristica al santuario di Santa Rosa Viterbo con la partecipazione dei religiosi e religiose della diocesi nella 27esima giornata mondiale della vita consacrata. La celebrazione si inserisce ogni anno nella festa liturgica della presentazione di Gesù al Tempio, la Candelora, e come ogni anno dà la possibilità, durante la celebrazione eucaristica, di rinnovare la consacrazione e rimettere il Signore al centro della vita di ciascun consacrato e consacrata per camminare con gioia nella novità del Vangelo. Più delle volte può apparire costosa e impegnativa la nostra fedeltà al Signore, ha evidenziato Sua Eccellenza Monsignor Orazio Francesco Piazza nell'omelia, ma su questa deve assolutamente primeggiare la gioia di appartenere all'intensità del cuore di Dio, di essere trasparenza del Suo amore e di essere il segno all'interno della nostra vicenda umana, di quella prospettiva che mai nella vita dovremmo perdere di vista. Abbiamo il compito speciale, ha proseguito il vescovo, meraviglioso e entusiasmante, di donare al cuore delle persone la speranza. Nello sguardo mistico a lui c'è l'espressione più alta della nostra fecondità spirituale, c'è la nostra capacità di saper rintracciare nella sua presenza tutto ciò che ci circonda. Fratelli e sorelle care, ha concluso il vescovo, ribadisco, c'è bisogno della vita religiosa. Siate esempio, luce accesa, perché guardandovi ciascuno di voi possa ricordare e il mondo possa vedere che Cristo è nostra speranza.
La svolta missionaria della Chiesa esige che i consacrati ritrovino nel cammino il senso stesso della vita. In questa giornata la preghiera salita al cielo, in modo particolare per i religiosi e religiose della diocesi, presenti nei tanti istituti di vita consacrata, monastica, contemplativa, eremitica, claustrale, maschili e femminili, veramente numerosi in diocesi. Luca Antonelli, Viterbo, Diocesi in Forma. Era il 30 gennaio 1640 quando la terziaria francescana Giacinta muore nel monastero di San Bernardino in Viterbo. Clarice Marescotti era entrata nel 1605 in questo convento dopo una forte delusione, tenendo atteggiamenti contrari alla disciplina che le veniva imposta. Non usufruiva di un'umile cella, ma di un appartamento signorile ed era servita da due novizie. «O Dio ti supplico, dai un senso alla mia vita, dammi la speranza, dammi la salvezza». Queste le parole che lei invocava nei momenti di forte sconforto. Pian piano riuscì ad amare la vita del monastero, dedicandosi pienamente ad aiutare il prossimo. Riuscì ad organizzare una confraternita legale, i sacconi, dal sacco che i confratelli indossavano nel loro servizio. Lunedì 30 gennaio, nella chiesa a lei dedicata, e dove sono le sue spoglie, è stata celebrata la Santa Messa, presieduta dal vescovo Monsignor Orazio Francesco Piazza, alla presenza di donna Claudia e donna Giada, discendenti di Clarice. Presenti alla cerimonia, arciconfraternita del Gonfalone Madonna del Carmelo, con il priore Franco Chiaravalli e il priore Giulio Badini, della confraternita del Santissimo Sacramento di Cerveteri, diocesi di Porta Rufina, il cavaliere di Malta, Sor Francesca Pizzaia, con alcune consorelle, l'assessore ai servizi sociali del comune di Viterbo, Patrizia Notari Stefano. I sacerdoti delle parrocchie di Viterbo e le Clarisse di Farnese hanno seguito la cerimonia sottolineando i vari momenti della messa con canti liturgici. Il vescovo Orazio Francesco Piazza, dopo le letture, ha rivolto ai presenti alcuni pensieri e riflessioni, commentando la vita di Santa Giacinta. «Dobbiamo lasciare il cuore libero, non dobbiamo spaventarci delle nostre fragilità. Giacinta è egoista fino in fondo, dopo una malattia si sente figlia del Padre Creatore ed inizia un itinerario personale fatto di amore. Prendiamo esempio da lei. Ognuno di noi deve trovare il senso della propria santità. È un amore che vi appartiene, il carisma di questa santa attualissima lo rendete presente nelle vostre famiglie, nel vostro lavoro e nei rapporti sociali. Malgrado le nostre fragilità, all'amore si risponde con amore». Al termine della cerimonia, nei locali dell'Archivio Federale Biblioteca delle Clarisse, è stata aperta al pubblico l'esposizione delle lettere di Santa Giacinta e documenti personali. Wanda Cherubini, Viterbo, Diocesi in Forma. Il nostro TG diocesano termina qui. Se volete inviare video, foto o contributi, potete farlo al numero WhatsApp 329 95 12 890, oppure attraverso la mail in sovrimpressione. Vi ringraziamo per l'attenzione, appuntamento alla prossima edizione.